Benvenuto, bentornato a Klaus Condicio, a Gian Piero D'Alia. Buongiorno dottor D'Alia e bentornato, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Allora, dottor D'Alia, insomma, non è più ministro, non è più segretario, cosa farà da grande? Faccio il parlamentare del mio partito e credo che sia più che sufficiente. Stiamo lavorando peraltro già dal prossimo Consiglio nazionale dell'UDC sulle liste per le prossime elezioni europee e per riorganizzare il partito in tutta Italia, per cui di lavoro ce n'è abbastanza. Ma ha senso ancora l'UDC in questa compagine per come si profila la nuova legge elettorale? Ma io penso di sì. L'UDC è stato il partito che più degli altri ha contestato e contribuito a cambiare il sistema politico italiano, che si è fondato per 20 anni su un bipolarismo muscolare che non ha prodotto né riforme né risultati positivi per l'Italia, anzi la condizione di stallo istituzionale e politico della Seconda Repubblica ha prodotto e aggravato la crisi economica e sociale del nostro paese. Noi per primi lo abbiamo denunciato rompendo il vecchio centrodestra e cercando di costruire un'area moderata che fosse autenticamente liberale, popolare e alternativa alla sinistra. Oggi che quel bipolarismo è finito, perché le elezioni del febbraio 2013 hanno certificato la fine del vecchio centrodestra e del vecchio centrosinistra, oggi che a sinistra il Partito Democratico con la nuova leadership di Renzi si sta riorganizzando e ancorandosi fortemente al Partito Socialista Europeo, credo che il ruolo di un partito come quello, come l'UDC, sia quello di costruire anche in Italia un'area politica, una nuova offerta politica per i moderati e per i popolari italiani, ancorata al Partito Popolare Europeo, di cui noi siamo soci fondatori, alternativa alla sinistra. Senta, ma siete al governo con Renzi e però poi avete aperto al centrodestra. Qual è il futuro vostro? Al governo Renzi lo sosteniamo noi, lo sostiene Alfano, che rappresenta un altro pezzo del vecchio centrodestra e altre forze moderate. Il sostegno al governo Renzi è una necessità se si vogliono fare quelle riforme che servono al Paese. E peraltro proprio Renzi ha fatto un accordo con Berlusconi, che è il leader di Forza Italia, il partito d'opposizione, per cambiare la legge elettorale e riformare la Costituzione. Io credo che il nostro ruolo sia quello di incoraggiare questo tipo di accordi che servono a migliorare e a cambiare la politica italiana. Certo, ho capito, ma l'UDC si dovesse votare in ottobre, dove andrebbe? Ma io non credo che si voterà ad ottobre. Vabbè. Io credo che questa legge elettorale ci imporrà di fare delle scelte. Noi lo abbiamo già detto, lo ha detto Pier Ferdinando Casini già il giorno dopo delle elezioni politiche scorse, l'UDC ovviamente vuole costruire in Italia un'area politica alternativa alla sinistra, la nostra sede naturale è questa, ovviamente è in una chiave nuova e moderna, per cui la nostra collocazione è naturale e alternativa alla sinistra. Senta, per le europee pensate di fare prendere più del nuovo centrodestra come voti? Ma noi pensiamo che sarebbe opportuno che tutti coloro i quali si trovano dentro il Partito Popolare Europeo facciano una lista unica. Guardi, questa è la prima volta che in Europa si vota non soltanto per partiti o movimenti politici, ma anche per una opzione sul Presidente della Commissione europea. Per la prima volta. Quindi lei dice inutile andare sparpagliati, e questo è il concetto, no? Ma io dico che se a sinistra il Partito Democratico sostiene Schulz come Presidente della Commissione Europea, tutti quelli che dall'altra parte sostengono Juncker dovrebbero essere insieme nella stessa lista per il PPE, perché il nostro candidato alla presidenza della Commissione Europea dopo il congresso del Partito Popolare Europeo di Dublino
fino a Juncker, e credo che sarebbe opportuno dargli un sostegno non diviso ma unito per evitare che si possano perdere seggi al Parlamento europeo. Ma mi rendo conto che ci sono forze che ancora non hanno maturato questa forte convinzione europeista dalle nostre parti, e quindi questo cammino sia parecchio difficile. Nuovo centrodestra, può essere ancora Casini il leader, o la venuta di Renzi ha innescato anche da voi un ricambio? E può essere Alfano il vostro leader? Ma io credo che le leadership debbano essere costruite dal basso. Renzi è diventato leader del Partito Democratico attraverso le primarie ed è diventato segretario del PD, diciamo così, a dispetto dei santi, sfidando le oligarchie di quel partito, che sono sempre state molto forti e molto potenti. Io penso che se si vuol costruire un nuovo soggetto politico e una nuova offerta favorevole e popolare nel nostro paese, bisogna far nascere un nuovo partito popolare ancorato al territorio e che dal basso costruisce le proprie leadership. Quindi un nuovo leader, un nuovo leader dal basso, di cui secondo me è consapevole anche Casini, no? Giustamente. Ma io credo che lo abbia compreso con molta lucidità e con grande intelligenza politica prima degli altri, quando tra l'altro fece un passo indietro e voi avete pagato per sostenere un governo come Monti. Casini ha rinunciato a candidarsi al leader dell'area moderata italiana alternativa alla destra e alla sinistra, sostenendo Monti come candidato premier, e questo è costato all'UDC un prezzo, penso che bisogna apprezzare il fatto che Presidente Casini abbia saputo fare dei passi indietro pur di far vincere o pur di promuovere idee che migliorassero la situazione politica e istituzionale del nostro paese. Assolutamente. Senta, veniamo a Renzi. Si danno 80 euro, per carità, 80 euro, e non c'è un'agevolazione per le piccole e medie imprese? Sì, c'è il taglio dell'IRPEF, però basta secondo lei, dai. Ma io credo che sia un primo passo molto importante. Ovviamente tutto si può migliorare, tutto è perfettibile, ma io penso che le risorse che sono a disposizione debbano essere concentrate a sostegno di chi, in particolar modo le famiglie, il ceto medio italiano, hanno pagato più di altri la crisi economica di questi anni, perché in Italia in questi anni è successa una cosa molto grave, che la crisi economica che ha devastato il ceto medio facendolo retrocedere prevalentemente nella soglia di povertà ha reso i poveri più poveri e i ricchi più ricchi. Oggi dare 80 euro che dovrebbe... Ma scusi se dottor D'Alia, 80 euro lei lo saprà, è un pieno di benzina, che si fa con 80 euro? È un pieno. Guardi, per una famiglia che guadagna 1.200-1.300 euro netti al mese, cioè 80 euro al mese in più sono qualcosa di importante. È chiaro che chi ha un reddito molto alto considera 80 euro un pieno di benzina, chi invece ha un reddito medio basso considera 80 euro una parte della spesa che fa durante il mese per mantenere la propria famiglia. Ho capito. È la stragrande maggioranza degli italiani. Sì, sono d'accordo con lei, ma resta il fatto che se poi aumentate la benzina, quegli 80 euro diventano 60 euro. Per carità, però noi dobbiamo tener conto del fatto che questo taglio dell'IRPEF si associa alle manovre che nella legge di stabilità il precedente governo ha fatto sul taglio del cuneo fiscale e su una serie di agevolazioni alle famiglie, soprattutto quelle numerose con particolari problemi di carattere economico. È chiaro che l'inizio di un percorso, nel senso che si tratta di prime misure che vanno in questa direzione, alle quali il governo ha annunciato, associerà alcune misure che vanno a facilitare l'attività delle imprese, sia delle piccole e medie imprese che delle grandi imprese, che riguardano un taglio ancora ridotto del 10% dell'IRAP, riguardano una riforma del mercato del lavoro che consente maggiore flessibilità, che è una delle cose che il sistema delle imprese chiede di più in questo periodo. Senta, voi avete il ministro dell'Ambiente, esclude un ritorno a un nucleare
verde, un nucleare più friendly, diciamo così. È possibile? Guardi, bisogna essere rispettosi della volontà popolare. C'è stato un referendum con il quale gli italiani hanno scelto e deciso di non fare più ricorso al nucleare. Questo è un conto, ma abbandonare la ricerca sul nucleare per renderlo più sicuro, più efficiente, più pulito sarebbe una follia. Per cui io credo che lo Stato dovrà investire nei prossimi mesi, nei prossimi anni nella ricerca sul nucleare, perché noi non possiamo pensare di far pagare una bolletta energetica così Esatto. a famiglie e alle imprese italiane. Per cui io penso che questo tema debba essere sottratto ad una disputa ideologica, no al nucleare così com'è, perché i cittadini hanno votato ad un referendum in questo modo, sì alla ricerca per un nucleare più pulito e più sicuro, perché questo fa parte del futuro dei nostri figli. Sì, diciamo un nucleare ecologico, un nucleare verde, più sicuro, no? Ma Potrebbe su questo, se non si investe nella ricerca e non si sostengono i essere. centri di ricerca che fanno studi su questo, è difficile che nel futuro si possano ottenere dei risultati. Però scusi, dottor D'Alia, questo lo deve fare lo Stato, cioè lo Stato deve finanziare. Assolutamente sì, ma infatti io le ho detto la mia opinione è che non possiamo tornare al nucleare così com'è, Certo. perché i cittadini Vabbè, hanno ma la scienza evolve, la scienza evolve. Ma finanziare la ricerca sul nucleare per appunto trovare condizioni o situazioni più evolute, questo assolutamente sì. Anche perché diversamente la bolletta sarà sempre più cara, cioè inevitabilmente, Non ecco. c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Cioè alla Noi fine. possiamo pensare di dipendere per il nostro fabbisogno energetico sempre dalla Russia di Putin, no? Senta, due ultime cose. Berlusconi alle europee, la candidatura di Berlusconi alle europee, come la vede? Ma guardi, non la vedo, nel senso che non credo sia candidabile, ma se dovesse essere candidabile è un problema degli elettori di Forza Italia, non nostro. Però scusi, c'è stato accanimento su Berlusconi, l'ha detto anche Casini, voglio dire, lei non è Casini, ha le sue idee, però no? Ma guardi, che Berlusconi abbia avuto una tensione diciamo mediatico-giudiziaria nei 20 anni in cui è stato diciamo, alla guida del governo, comunque di una parte politica importante del nostro paese, su questo non c'è dubbio, e lo testimoniano i tanti processi a suo carico che si sono conclusi con una soluzione. Due ultime cose. Adesso chi c'è al suo posto? Il ministro Madia? Marianna Maria, sì. Però all'ottavo mese di gravidanza è dura, no? Ma guardi, io non credo che questo sia un problema, io stimo la collega, l'ho incontrata, penso che potrà far bene e le faccio anche tanti auguri per la futura nascita. Senta, a proposito di verde, di questioni ecologiche, proprio nella sua città, Messina, c'è un'indagine per il riciclaggio di rifiuti nocivi e cose di questo tipo. Su questa cosa, sulla legalità, su questa indagine, cosa ci può dire? Premesso che la magistratura deve fare il suo lavoro, ovviamente. Se fa riferimento a quella indagine che riguarda il cosiddetto La cemento, forestale, sì, sul cantiere navale. su questo credo che la magistratura deve intervenire in maniera drastica, e credo che purtroppo non si tratti di un caso isolato che non riguarda solo la mia città, ma che riguarda un po' tante zone produttive del nostro paese, in cui il modo con cui si realizzano alcuni interventi è un modo contrario alle norme, alle minime norme di tutela di igiene ambientale. Quindi da questo punto di vista è necessario intervenire con una severità che eviti che si possa speculare in futuro su queste cose. Per Messina e la Sicilia c'è futuro perché l'isola sta fallendo e forse è già fallita. Guardi, il tema dei conti pubblici della regione è un tema che riguarda la Sicilia come riguarda tutte le regioni italiane. Questo dovrebbe riflettere, visto che dalle prossime settimane cominceremo ad esaminare il testo di riforma costituzionale che riguarda la modifica del titolo V, parte seconda della Costituzione,
dovrebbe farci riflettere sul fatto che nel nostro paese debba essere fatta una rivisitazione sostanziale del regionalismo. Le regioni, così come sono solo delle macchine mangiasoldi, e anche quelle a statuto speciale sono in crisi di identità, perché vivono ormai questa loro specialità come una sorta di muro di Berlino, come un modo per proteggere, diciamo così, i propri interessi e le proprie corporazioni a dispetto dell'economia nazionale. Oggi bisogna ripensare il ruolo delle regioni e delle regioni a statuto speciale in una chiave diversa, che è quella europea, nel fatto che il meccanismo della decisione non può che essere nazionale e sovranazionale. Per arrivare a meccanismi di questo tipo bisogna vincere troppe resistenze, troppi interessi corporativi e troppi buchi di bilancio che devono essere eliminati. Si è pentito, chiudiamo, di aver creato Crocetta? No, io non sono pentito, penso che Crocetta fosse l'uomo giusto al posto giusto e che segnasse una discontinuità e un cambiamento rispetto al passato. Ora, ormai è passato un anno dal suo insediamento e credo che oggi non ci siano più alibi per nessuno, neanche per lui. Bisogna, alla prova dei fatti e del governo della regione, fare una serie di cose importanti, a cominciare dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione regionale, che consentirebbero alle imprese siciliane di incamerare, e quindi all'economia reale siciliana di incamerare circa 1 miliardo di euro, il che significa una ripresa economica mica male. E c'è la necessità di riempire di contenuti la riforma delle province e delle aree metropolitane che è stata approvata qualche giorno fa, c'è la necessità di fare una serie di interventi di semplificazione e di sburocratizzazione dell'amministrazione regionale, che servono non solo a renderla più efficiente, ma a evitare distorsioni e infiltrazioni criminali. Va bene. Su queste ci auguriamo che il governo e il presidente della regione facciano cose concrete. Va bene, Giampiero D'Alia, le facciamo un grosso in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.